Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. I movimenti del corpo umano sono dovuti a circa 500 muscoli fissati per mezzo dei tendini a più di 200 ossa connesse fra loro nelle articolazioni o giunture. I muscoli, contraendosi sotto il dominio della volontà, oppure per un meccanismo riflesso involontario, hanno il compito di far muovere il corpo, di cui formano la massa principale. Alle fibre muscolari arrivano perciò le fibre nervose che originano dalla zona motrice e che trasmettono gli impulsi nervosi. Esistono anche altri muscoli, i cosiddetti muscoli lisci, destinati alle funzioni della vita vegetativa, vale a dire i movimenti del cuore, dei vasi sanguigni, dell'apparato gastrointestinale, che si contraggono senza che la volontà intervenga e che producono un lavoro meccanico che si esaurisce nell'interno dell'organismo, mentre i primi, i muscoli striati, muovono le leve ossee sollevando pesi o vincendo resistenze, producendo un lavoro meccanico che si trasmette al mondo esterno. Il movimento è un elemento predominante dell'idea che abbiamo della vita. Si muovono gli esseri unicellulari, i globuli bianchi del sangue, le ciglia vibratili di certe cellule. In ciascuna cellula funzionante possiamo inoltre immaginare un movimento molecolare. Negli animali e nell'uomo i movimenti d'insieme del corpo o delle singole parti sono una delle condizioni principali affinché l'organismo possa esercitare le funzioni della vita di relazione, cioè si mette in rapporto col mondo fisico e con gli altri esseri viventi, si adatti alle condizioni esterne della sua esistenza. Il movimento è indispensabile per la vita, come la nutrizione e la respirazione. Gli atti muscolari necessari alla normale esecuzione di un movimento avvengono, come si è detto, sotto l'influsso della zona motrice della corteccia, dalla quale partono i comandi volontari che percorrono, prima di diramarsi nei nervi, un voluminoso fascio di fibre nervose formanti il sistema piramidale. La regolazione di questi stessi atti muscolari è compito di un altro complesso di cellule e di fibre nervose formanti il sistema extrapiramidale. Quest'ultimo si incarica di sincronizzare, di armonizzare le contrazioni muscolari affinché ne risulti un movimento perfetto, appropriato, il movimento automatico che si compie con la più grande semplicità. Un'alterazione dei movimenti può essere dovuta, oltre che a malattie muscolari, a processi patologici che colpiscono la zona motrice della corteccia cerebrale. Questo è il caso della apoplessia cerebrale, termine col quale vengono indicati gli improvvisi episodi morbosi a carico del cervello, la cui conseguenza è la compromissione appunto dei movimenti volontari
oltre che dalla sensibilità, oltre che della sensibilità e della coscienza, sotto forma di emiplegia, cioè di paralisi di una metà del corpo. L'apoplessia può essere dovuta alla rottura di un'arteria, emorragia cerebrale, all'occlusione di un'arteria per un coagulo sanguigno formatosi in un punto in cui la parete è alterata, per esempio da un processo arteriosclerotico, trombosi cerebrale, oppure ad un analogo fenomeno di occlusione provocato da un coagulo circolante nel sangue e proveniente da un altro organo, in quel caso si parla di embolia cerebrale, o infine in uno spasmo nervoso che strozza un'arteria. Un'altra causa di paralisi più o meno estesa dei movimenti muscolari è la poliomielite, una malattia dovuta a un virus che si localizza nel midollo spinale di quei distretti, anzi provocando, scusate, una degenerazione delle cellule nervose. E la conseguenza è la paralisi di quei distretti muscolari che ricevono le fibre nervose dalle cellule distrutte nel midollo spinale.